Trasportare oggi in collaborazione con Iveco, il tuo partner per un trasporto sostenibile. Amici in camion e fuori dal camion, un caro saluto da Ferruccio Venturoli e da Luca Barassi. Dai microfoni Trasportare Oggi e benvenuti alla seconda puntata del 2019. Oggi parleremo della manovra economica per capire quanto e come l'autotrasporto è stato tenuto in considerazione. Esatto, e lo faremo con Mauro Sarrecchia dell'Albo dell'Autotrasporto. Ma prima vorrei dare qualche notizia di carattere, come dire, istituzionale. Per esempio Paolo Scudieri, CEO di Adral Group, è il nuovo presidente dell'ANFIA, mentre Massimo Marciani, chairman di Fit Consulting, lo è di Freight Leader Council. Auguri a entrambi. Certo, anche se hai dimenticato Andrea Bertoia, che è stato rieletto presidente della sessione rimorchi di ANFIA per altri 3 anni. Hai ragione, chiedo scusa, ma a proposito di veicoli trainati, va detto che il mercato purtroppo continua a non andare bene. A novembre, infatti, tra rimorchi e semirimorchi ne sono stati immatricolati 1.153, cioè l'1,8% in meno nel progressivo 2018 rispetto all'analogo periodo del 2017. Certo, ed è un problema vero, considerando che anche per i veicoli trainati l'anzianità del parco circolante è altissima, ancora peggio della già vergognosa situazione dei veicoli pesanti. Per fortuna però nell'aria c'è anche qualche notizia positiva. Lo sapevi per esempio che la rete italiana dei distributori di GNL continua a crescere? Certo, saranno ormai una 30, forse di più. 35 per l'esattezza, e anche il sud finalmente inizia a farsi sentire con alcune strutture importanti come Anola, Salerno e Brindisi. Vabbè, cambiamo invece completamente argomento. Questo è l'anno del Transpotec e quindi anche della seconda edizione del premio Fabio Montanaro. Quest'anno, in collaborazione con Scania, VDO, Aceto Inox, Freight Leader Council, Transpobank e lo stesso Transpotec. Con Iveco rinnovi, risparmi, riparti. Fai ripartire l'Italia sulla strada dell'efficienza e della sostenibilità, rinnovando la tua flotta, risparmiando sugli interessi e rispettando l'ambiente. Scegli le offerte Iveco. Scegli l'Italia che vince. Dopo un lungo travaglio e una trattativa, oserei dire, magrebina con l'Unione Europea, in zona Cesarini il 30 dicembre scorso è stata varata la legge di bilancio, comunemente detta finanziaria. Vogliamo oggi dunque capire cosa è stato stanziato per lo sviluppo del trasporto merci. Lo scopriremo presto col nostro ospite Mauro Sarrecchia, membro del Comitato Centrale dell'Albo dell'Autotrasporto. Una cosa però è certa, da anni i principali attori del comparto chiedono una cosa specifica: varare norme e interventi strutturali in grado di rilanciare la mobilità commerciale e aiutare le imprese di un settore da sempre bistrattato dalla politica, in particolare per rinnovare un parco veicolare tra i più vetusti dell'Unione. Ancora una volta però pare che questa richiesta sia caduta nel vuoto, nonostante gli interventi previsti siano assolutamente necessari e spesso condivisibili, soprattutto per fronteggiare emergenze come quella della tragedia di Genova e dove per fortuna si è intervenuto a favore della categoria. Cerchiamo di fare allora un bilancio di questa finanziaria con Sarrecchia, attento osservatore ed esperto del nostro settore. Buonasera, dottor Sarrecchia. Partiamo allora da una considerazione generale proveniente dagli operatori. Il settore può ritenersi soddisfatto dei provvedimenti di questa legge? Allora, intanto buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Che cosa posso risponderle? Considerando la situazione che si era determinata intorno alla legge di bilancio 2019, i rapporti con l'Europa così complessi e anche una certa difficoltà dello stesso governo a definire una strada complessiva per lo sviluppo del paese, possiamo dire che non ci è andata male. Ecco, allora andiamo ad analizzare sommariamente tutti gli interventi che riguardano il MIT, cercando anche di quantificarne le risorse dedicate. Sì, con se mi permette un'ulteriore riflessione rispetto alla sua precedente domanda, quando dico non ci è andata male non significa che siano stati accolti tutti i nostri desiderata, ma che appunto abbiamo quantomeno limitato i danni di una possibile riduzione delle risorse. Per quello che ci riguarda, le questioni fondamentali erano due, erano quelle relative alle accise e quelle relative alle risorse strutturali. Per le accise è stato riconfermato da questo governo quanto era stato già deciso nel 2016, e cioè l'autotrasporto ha una propria accisa specifica per il gasolio e quindi, a prescindere da quello che deciderà il Parlamento, che decideranno i futuri governi sulle accise per il gasolio che riguarda la generalità dei cittadini, le imprese dell'autotrasporto potranno godere di una accisa specifica per il gasolio commerciale, e che su quell'accisa relativa al gasolio commerciale si baserà la restituzione
rispetto invece all'accisa che si paga alla colonnina. Questo significa che noi potremo contare ancora questa volta sulla restituzione piena, come negli anni passati, di questa differenza, che vale abbastanza, perché vale circa 210 euro ogni 1000 litri. Invece l'altra questione, che era quella relativa alle risorse strutturali, noi abbiamo visto riconfermati i 240 milioni che serviranno alle misure già ampiamente sperimentate, che sono quelle relative al rimborso dei pedaggi autostradali, quelle relative agli incentivi alla formazione e quelle relative agli incentivi agli investimenti. Dico per inciso che proprio in questi giorni è uscita la graduatoria degli ammessi ai benefici degli investimenti 2017. Non siamo riusciti invece, nell'obiettivo che ci eravamo posti, di ottenere delle risorse aggiuntive, si parlava di 50 milioni, per avviare in maniera strutturale un rinnovo del parco veicolare italiano, che è ampiamente obsoleto e che soprattutto non può contribuire, così com'è, agli obiettivi di adeguamento alle normative ambientali che tutti quanti riteniamo fondamentali. Benissimo, la ringrazio molto dottor Sarecchia per il suo contributo. Rendi più competitiva la tua azienda con i corsi professionali T-Forma. T-Forma, formazione per il trasporto profittevole. www.tforma.eu. Dunque, anche questa puntata è volata via. Vi ricordo che è attivo il numero 347 54 99 581 per inviarci dei messaggi WhatsApp vocali che noi manderemo in onda e che potete trovare tutti gli approfondimenti su trasportareoggi.it. Bene, vi ricordo che tra meno di un mese inizia il Transpotec, la più importante manifestazione di settore del nostro paese, e da dove noi vi daremo le notizie live con due appuntamenti al giorno. A risentirci dunque a giovedì prossimo, stessa radio, stessa ora. Stay tuned. Si ringrazia Iveco e Tiforma.